mancata nella nostra comunità un ricordo, un momento della memoria legato a questo importante evento. La vostra presenza segna, dopo 70 anni, il più alto riconoscimento, 69 anni, il più alto riconoscimento nei confronti delle persone che hanno speso la loro vita a favore della democrazia, della libertà e della Costituzione. Ieri, lo voglio ricordare perché siamo nello stesso, insieme al Presidente, abbiamo ridato, diciamo, nuova visibilità al monumento che ricordava un giovanissimo partigiano ucciso a case bruciate dai tedeschi nel tentativo di fuggire a quello che sarebbe stato molto probabilmente una morte sicura per fucilazione. Erano in due, uno ce l'ha fatta, uno no. Ma quello che ce l'ha fatta ha continuato a vivere e costruire questo paese secondo gli stessi valori che animavano quelli che invece hanno lasciato la vita. E noi possiamo ben dire che il loro sacrificio non è stato vano. Abbiamo avuto tanti anni di pace, di libertà, di democrazia, dove abbiamo potuto costruire il nostro percorso di vita fuori dagli orrori, dalle difficoltà della guerra. Anche se siamo in anni difficili, le nostre difficoltà non sono mai paragonabili a quelli che hanno vissuto i nostri concittadini, alcuni che sono qua presenti nell'immediato dopoguerra, gli stenti, le fatiche. Però certo, grazie a loro abbiamo potuto avere tanti anni di prosperità e di pace. Noi speriamo per famiglie di oggi di poter riconquistare anche quella serenità economica che è una base essenziale della libertà. La nostra Costituzione parla di principi, ma li declina secondo principi di natura più concreta, perché collega alla risposta ai bisogni primari il vero sviluppo della persona umana e della sua libertà. Se non si è liberi dal bisogno, difficilmente lo si è nel profondo. E allora la Costituzione promuove la rimozione di tutti quegli ostacoli che impediscono alle persone di poter vivere una vita piena e concreta, tra cui anche gli ostacoli delle difficoltà economiche. Ecco, quella Costituzione bellissima che ancora oggi ci trasmette, ci dà dei valori fondamentali per costruire il nostro futuro.